Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Oggi è la nostra festa, la festa di tutta la Chiesa, quella sulla terra e quella che già contempla il volto di Dio. E le beatitudini sono il navigatore che ci indica la strada per camminare verso il cielo. Le ascoltiamo, preghiamo, contempliamo e ogni tanto ne vediamo un riflesso vivente nei santi che Papa Francesco chiama i santi della porta accanto. Il 5 ottobre scorso ci ha lasciato Sammy Basso, un giovane di 28 anni malato di progenia, una malattia inguaribile che fa invecchiare precocemente. Biologo molecolare, ricercatore, testimonial, cantante, sportivo, pieno di interessi e passioni. Ai suoi funerali il vescovo ha letto il testamento che Sammy aveva scritto il 22 settembre 2017, aperto dai suoi genitori dopo la sua morte. È la sua ultima testimonianza, dove Sammy svela il senso dell'intera sua esistenza. E qui scopriamo che le beatitudini si possono vivere sul serio, che quelle che a noi sembrano contraddizioni possono diventare vita vissuta. Quello che poteva sembrare un ostacolo insormontabile diventa un serbatoio di dialogo quotidiano, cuore a cuore con il Dio della vita. Scriveva Sammy: «Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni, e l'ho vissuta da semplice uomo, con i momenti di gioia e i momenti difficili, con la voglia di fare bene, riuscendoci a volte e a volte fallendo miseramente. Fin da bambino la progenia ha segnato profondamente la mia vita, sebbene non fosse che una parte piccolissima di quello che sono, non posso negare che ha influenzato molto la mia vita quotidiana e non ultime le mie scelte. Non so il perché e il come me ne andrò da questo mondo. Sicuramente in molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltate, non c'è mai stata nessuna battaglia da combattere. C'è stata solo una vita da abbracciare per com'era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica, né premio né condanna. Semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio». La vita di Sammy, apparentemente in perdita, piena di sofferenza, e le sue parole ci mostrano le beatitudini in pratica. Signore, donaci la grazia di immergerci nelle tue beatitudini, di saperle scoprire vissute intorno a noi, di saperle incarnare balbettanti nella nostra vita.